La regina è tornata. Xiaomi Mi Band 3 è la nuova versione della famosa fitness band dal prezzo democratico. Ora che è disponibile anche il firmware completamente in italiano, è praticamente un best buy. Rispetto al suo predecessore, Xiaomi Mi Band 3 cresce nelle dimensioni senza diventare scomoda. Il peso complessivo è di 20 grammi, di cui 11 dati dal cinturino in silicone nero. La capsula ora è grande 46,9x17,9x12 mm e il cinturino si è aggiornato per garantire un incastro che non porta alla fuoriuscita della capsula. La misura del cinturino è unica, ma è regolabile dai 155 ai 216 mm. Il nuovo design, più stondato ai bordi, fa posto a un nuovo tasto soft touch incavato sotto il vetro. Mi Band 3 è impermeabile e può essere immersa fino a 50 metri di profondità. L'abbiamo tenuta al polso sia in piscina che sotto la doccia senza problemi. La capsula più grande ha consentito a Xiaomi di integrare un nuovo display touchscreen da 0,78 pollici con risoluzione 128x80 pixel. La risoluzione più alta permette di visualizzare completamente il testo delle notifiche che si ricevono sullo smartphone. La tecnologia dietro questo schermo è identificata dalla sigla PMOLED, che sta per Passive Matrix OLED, ottima per ridurre i consumi, ma per quanto riguarda la visibilità sotto il sole non ci siamo ancora. In una giornata di sole estivo è praticamente impossibile riuscire a vedere il display. Il display è protetto da un vetro Gorilla Glass con angoli curvi 2,5D, che conferisce alla Smart Band un aspetto piacevole, più morbido al tatto, ma soprattutto più resistente. Lo schermo di Xiaomi Mi Band 3, assieme al tasto soft touch, consente di interagire con il sistema operativo della Smart Band. Con degli swipe laterali e verticali si selezionano le voci del menu. Con una pressione prolungata del tasto soft touch si conferma, mentre con un tocco veloce si torna indietro alla pagina precedente. La funzionalità principale di Xiaomi Mi Band 3 per quanto concerne l'aspetto fitness è il tracking dei passi. La Smart Band di Xiaomi, sulla base dei dati raccolti dall'accelerometro interno, il sensore che rileva il battito cardiaco e la vostra altezza e peso, vi fornirà i passi compiuti quotidianamente, stimando anche la distanza percorsa e le calorie bruciate. Nelle nostre settimane di test abbiamo rilevato una leggera approssimazione per eccesso nei calcoli effettuati dall'algoritmo, che rimane comunque sopra la media dei dispositivi su questa fascia super economica. Dall'app è possibile avviare il monitoraggio di quattro tipologie di attività fisica: corsa all'aperto, tapis roulant, ciclismo all'aperto o camminata. È tuttavia necessario far partire la sessione di allenamento dallo smartphone, perché Mi Band 3 non è in grado di farlo in autonomia. Potrete comunque lasciare il telefono a casa dopo aver avviato un'attività. Ovviamente in questo caso il tracking del GPS non sarà precisissimo, vista la mancanza del sensore dedicato nella Smart Band di Xiaomi. Mi Band 3 è in grado di effettuare il tracking del sonno con un'elevata precisione. La Smart Band capisce in autonomia quando ci si addormenta e fornisce un'analisi riassuntiva sulla qualità del sonno con dei consigli per migliorarla, con una visualizzazione della notte divisa tra sonno leggero e sonno profondo, con eventuali interruzioni. Per una maggiore precisione vi consigliamo di abilitare l'assistente del sonno. La batteria da 110 mAh può arrivare a fornire 2 settimane di autonomia a un utente poco esigente. Secondo i nostri test, la scarica è abbastanza costante e basta impostare la rilevazione del battito cardiaco sui 30 minuti, limitare la ricezione delle notifiche per far salire l'autonomia. Vi consigliamo inoltre di attivare dalle impostazioni la modalità notte, che consente di ridurre la luminosità del display per risparmiare ancora qualcosa. La batteria si ricarica da 0 al 100% in poco più di un'ora e mezza. Mi Band 3 funziona abbinandolo al proprio smartphone attraverso il Bluetooth 4.2 e l'applicazione Mi Fit. L'applicazione è divisa in 3 sezioni principali: stato, attività e profilo. Grazie all'applicazione è possibile scegliere di ricevere le notifiche dello smartphone sulla propria Mi Band 3. Le ultime 5 notifiche ricevute saranno visibili e possono essere eliminate dalla Mi Band con una pressione prolungata sul tasto soft touch, ma questo cambiamento non si rifletterà sulle notifiche ricevute sullo smartphone. Tra le altre funzioni presenti sul sistema operativo troviamo un semplice metro per 3 giorni, un cronometro e la possibilità di selezionare una scelta tra 3 diverse watch face per la schermata iniziale. La Mi Band 3 si conferma la regina dei wearable dal prezzo democratico, con una cura nei dettagli impareggiabile, un'applicazione semplice e completa e finalmente con un display in grado di mostrare anche il testo delle notifiche.
Peccato per la luminosità dello schermo, ma è un compromesso che a nostro avviso per 27 euro è facilmente accettabile. La review ufficiale dell'italiano, poi, ci porta a consigliare Mi Band 3 a chiunque voglia fare un acquisto smart senza essere troppo smanettone. Se siete interessati a Xiaomi Mi Band 3, potete acquistarla dal link in descrizione a soli 27 euro da TomTop. Fateci sapere cosa ne pensate di Xiaomi Mi Band 3 lasciando un commento qui sotto. Non scordatevi di andare sul blog a leggere la recensione completa e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati. Un saluto a tutti da Filippo per Windows Blog Italia.